E ciao anima bella, oggi sono veramente, veramente contenta di poter condividere con te un'altra testimonianza che ho ricevuto veramente il 1° di novembre, sempre via mail. È una donna iscritta a Mindbody News e davvero ci tengo a poter passare anche a te che stai guardando questo video. Quello che mi scrive questa splendida ragazza. Cara Elena, sto davvero scrivendoti, mi sto davvero mettendo in contatto con te dopo mille esitazioni. A quanto pare sì. In realtà non so bene da dove iniziare. Quando ho letto che avrei potuto rispondere a questa email, ho pensato fosse giunto il momento di buttarmi e di contattarti. Sono iscritta alla tua newsletter Mindbody News da poco più di un anno. Mi trovo un po' impacciata anche perché sarebbero davvero tante le cose da dire, quindi inizio dalla cosa più importante, e cioè grazie. Ma grazie a te. Grazie perché per me tutto è cambiato dal giorno in cui vidi un tuo video su YouTube ed era il 13 settembre 2018. Lo ricordo ancora benissimo, quando ero ancora schiava dei farmaci, antidepressivi, schiava dei farmaci, antidepressivi, antiepilettici in dosi massicce, integratori, massaggi, eccetera, eccetera. E quindi dice, quando ero ancora schiava dei farmaci, antidepressivi, antiepilettici in dosi massicce, integratori, massaggi, eccetera, eccetera. Delle diete deleterie, della pressione dei medici e vivevo letteralmente paralizzata dal dolore e dalla paura. In quel momento, mentre guardavo il tuo video, stavo seduta sulla ciambella e stringevo i denti dal dolore. Giravo su YouTube alla ricerca spasmodica dell'ennesima soluzione miracolosa che avrebbe messo fine al mio dolore. Poi, tra i video suggeriti, mi è apparso il tuo. Ci ho cliccato e, man mano che parlavi, ho iniziato a piangere. E a sentirmi profondamente toccata dalle tue parole. Il video in questione è Stop all'ossessione, sì all'emozione. Sembrava parlasse direttamente alla mia anima. A quel punto ho guardato qualche altro video, tra cui quello sulle diete. Mamma mia! Quel giorno stesso ho ripreso a mangiare quello che volevo. Tu mi hai ridato la vita, Elena! Ho scaricato Kickstarter Benessere. In realtà ti conoscevo già, ti avevo persino già contattata una volta, ma era la prima volta che capivo veramente il significato delle tue parole e delle cose meravigliose che fai. Da lì è iniziato il mio personale percorso Mindbody. Ho pian piano sospeso tutti i farmaci, la dieta, ho iniziato coraggiosamente a indossare i pantaloni pur con tanto tanto dolore. Vai lenta, vai lentamente su quella cosa, ne ho parlato in un altro video importante. A fare le cose che temevo mi avrebbero riscatenato il dolore, a cercare di connettermi con me stessa e tanto altro ancora. E non dimenticherò mai la sensazione che ho provato quando piano piano ho realizzato cosa si cela dietro la Mindbody Syndrome. È stata una rivelazione, una vera e propria epifania. Potremmo dire. È stato come mettere insieme dopo anni di buio i pezzi del puzzle della mia storia, clinica e non. Ho trovato un sollievo immediato. Finalmente mi sentivo capita, coccolata, al sicuro, tutto il contrario che minacciata, che è quello che ti serve per guarire, sentirti di nuovo al sicuro, come ci spiega il professor Lorimer Mosley, neuroscienziato del dolore. Un uomo che Dio sia lodato per avercelo dato. E naturalmente, certo, ci sono stati anche dei periodi di down, momenti in cui il dolore tornava prepotente. Certo, non è la pillola magica, right? Ma non mi sono mai buttata giù. Non ho mai dato ascolto a Lisa Mind. E questa ragazza, ragazze, è una ragazza che semplicemente ha seguito solo le mie risorse gratuite. Io non l'ho mai vista né in sessione, né nel mio corso, né nella mia Mindbody University Libertà dal Dolore. E non è la prima che mi scrivono in tante, tante, tante questa cosa, solo leggendo il blog, solo guardando questi video. Nel frattempo, dice, il mio umore è comprensibilmente migliorato. Ho iniziato a uscire di nuovo, a seguire dei corsi. Ho perfino conosciuto un ragazzo e ho avuto il coraggio di iniziare a uscirci nonostante la mia situazione. Ho fatto domanda per un lavoro che ho ottenuto, attenzione, attenzione, ho preso peso, ho anche buttato nella spazzatura quella maledetta ciambella. Insomma, sono rinata. Nonostante il dolore ci fosse ancora, non mi sentivo più sua schiava, ma il dolore è soltanto una forma di estrema protezione, non è lì per torturarti.
Mi sentivo anzi elettrizzata per il percorso intrapreso, mi fa piacere, e piena di fiducia e curiosità per tutto quello che stavo iniziando a capire sulla connessione mente-corpo. Great! Mi ero ripromessa che ti avrei scritto quando fossi guarita del tutto. Attenzione, questo è un punto importantissimo. Per ringraziarti e per dirti che anche senza avermi avuto nel tuo programma mi avevi aiutata a guarire. Già immaginavo il messaggio pieno di gratitudine e soddisfazione, ma l'hai già scritto, vedi, che ti avrei mandato. Il punto è che questo momento non è mai arrivato e quindi non ti ho mai scritto prima d'ora. Perché da un lato non mi stupisce che io non sia guarita. Mi rendo però hai buttato la ciambella e stai facendo una marea di cose che prima non ti saresti sognata di fare, soprattutto stai vedendo i sintomi sotto una luce completamente diversa. Ci tengo a darti questo riscontro reale di quello che racconti. Infatti poi dici, mi rendo conto che probabilmente ci sono ancora tante cose che mi sfuggono e che forse sono stata presuntuosa. No, non sei stata presuntuosa nel pensare di potermi destreggiare da sola. È una cosa totalmente normale che accade. Ci sono delle donne che hanno fatto la stessa cosa che fai tu, poi magari tornano da me dopo anni perché non riescono a uscire, perché ci sono dei pattern, degli schemi molto molto ingranati e hai bisogno di andare molto molto più in profondità. Ti garantisco puoi avere delle aree di miglioramento fino a dissolvere completamente il tuo dolore. È per questo che esiste il programma, esistono le sessioni di coaching individuali, esiste la guida, esiste libertà dal dolore, è chiaro. Ma puoi farcela anche da sola, certo, magari ci metterai molto più tempo. L'importante è che sei comunque diretta nella direzione giusta, quella del sollievo, che è quello che dico a tutte le corsiste del mio programma Vincere il dolore femminile. Il lavoro del dottor Sarno funziona. Il mio metodo è il concentrato non plus ultra, non solo del suo lavoro, non solo delle più avanzate scoperte delle neuroscienze, non solo delle più antiche conoscenze, sulla processazione emozionale, sul liberare il nostro potenziale, sulla mia esperienza personale e le seguire migliaia di donne in oltre un decennio ormai. E molto molto di più, quindi certo è un qualcosa che non troverai là fuori. E credimi, sappi, io conosco tutte le risorse esistenti perché la mia vita è dedicata solo a questo. Tu hai sottolineato un punto importantissimo che credo che senza questo punto null'altro avrebbe funzionato, come è stato per me, ed è il punto in cui dici che il punto è che avevo davvero bisogno di agire e approcciarmi in autonomia e facendo tutto nel rispetto dei miei ritmi e del mio stato d'animo. Bene, sappi che se vuoi iniziare a lavorare con me avrai sempre il rispetto dei tuoi ritmi, dello tuo stato d'animo, altrimenti non funziona. Perché per me il solo fatto di mettermi in contatto con un mind-body coach ti metti in contatto prima di tutto con me, come persona, come anima. Le qualifiche sono importanti, ma da questo punto di vista in un senso lasciano il tempo che trovano. Per me avrebbe costituito una pressione. Ottimo, segui il tuo istinto, il tuo intuito. Se in quel momento non è la cosa giusta per te, fa la cosa giusta, sempre. Ciò che funziona per te totalmente. Mind body è libertà, altrimenti non è mind body. La pressione equivaleva a essere di nuovo ossessionata dall'ideale di liberarmi dai sintomi. Vedi Lizard Mind come è subdola e come agisce. Dice, forse può sembrarti incomprensibile. No, ti capisco perfettamente, totalmente comprensibile, totalmente senso quello che scrivi. Ma era così e lo è in parte tuttora. Qualcosa è cambiato, cosa è cambiato per te? Sento di sapere cosa mi manca per guarire, ma ammesso che si tratti davvero di questo, è qualcosa che purtroppo non dipende totalmente da me. Ecco, questo è un punto su cui io ti invito tanto a riflettere, perché se fuori dalla tua zona di potere e non puoi controllarlo, questo significa che non guarirai mai del tutto, definitivamente. Come sarebbe se riuscissi a sgretolare questa credenza limitante? Hai solo bisogno degli strumenti e del metodo adatto e di una guida esperta che ti aiuti. Senza pressione, senza oppressione, con i tuoi ritmi, rispettando i tuoi tempi e la tua anima. Muoviti da una impulso di fiducia e non da un impulso di oh mio Dio, paura, cioè freezing. E vedi come cambiano le cose per te quando guardi le cose da questa prospettiva. Io ti ringrazio per aver anzi condiviso tutto quello che hai condiviso con me e per la fiducia che ti ha spinto a farlo, per la fiducia che riponi. E quando dici che la tua mail suona un po' insensata e lamentosa, non è per niente vero. Ha totalmente senso e non sei stata, tu non hai idea di che cosa vuol dire il momento lamento, non hai idea di che cos'è una persona lamentosa, è una persona che si vittimizza in continuazione
e tutte le sfighe del mondo ce l'ha lei e ti continua a martellare su quello. Quella è una persona lamentosa. Spero di non averti arrecato disturbo. Vuoi scherzare? Io sono stra mega felice quando vi sento, vorrei entrare in contatto con tutte voi. Spero di farlo sempre di più. Non sei ancora completamente guarita? Ma se tu dai un time frame alla guarigione e ti dici determinate cose affinché io possa dichiararmi guarita, deve essere così, 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 il rischio che ti blocchi dove sei. Questo è un piccolo input, quindi se scegli poi di lavorare come più nel profondo, abbiamo tanto su cui lavorare. Il fatto che tu mi abbia aiutata a star meglio, anche se indirettamente, non cambia. E dunque il mio grazie è ugualmente sincero e sentitissimo. Credo che se la vulvodinia non mi avesse fatto visita, non avrei realizzato tante cose. È folle dirlo, visto che il dolore e la sofferenza indicibili che mi ha causato, ma sento di avere molto di cui esserle grata. Il mio approccio alla vita e con il mio corpo, le mie emozioni è cambiato radicalmente. Questo non sarebbe mai successo se il dolore non avesse prepotentemente bussato alla mia porta. E questo è vero, oggi, o solo oggi, dopo tutto quello che ho passato anch'io, posso totalmente appoggiarti, la sister. Solo mi chiedo se mai esaurirà la sua funzione e mi lascerà andare. Qui è una domandina per te. E qual è la sua funzione? Prima risposta che ti arriva, ok, rifatti la domanda. Perché sei qui? E poi continua, 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 vai più in profondità. Fammi sapere cosa esce se vuoi in una prossima mail. Penso di essermi dilungata fin troppo, ma proprio per niente. Dunque non mi resta che ringraziarti per aver letto fin qui, grazie a te e per tutto quello che fai. Non so se il mio grazie possa fare la differenza per te, la fa e tanto, la fa e veramente tanto, mi hai dato tantissima energia quel giorno e me la stai dando tuttora. Anzi mi scuso se ci ho impiegato così tanto tempo, quasi un mese per passare questa testimonianza. Immagino riceverai tanti feedback positivi ogni giorno dalle donne che aiuti e che hai aiutato, ma come vedi ci sono anche ragazze che ti seguono silenziosamente, che traggono comunque giovamento dal tuo impegno e dalle risorse che gentilmente metti a disposizione online. Capisci quindi che ci siamo anche noi più timide, che siamo comunque tanto grate e ti mando un abbraccio e tutto quanto. Io ti ho risposto e sono molto 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 felice di tutto questo, e quello che ti chiedo è, hai già ricevuto la mia seconda risposta. Se conosci altre donne, anche timide, come dici tu, che stanno lottando contro il dolore pelvico, per piacere, mandagli il link del blog, degli articoli, degli esercizi, dei video. Ragazze, condividete. Il problema è che tante non sanno che questa cosa esiste e non esistono solo i farmaci per curare il dolore pelvico cronico. Ci sono tantissime vie. Allora hai bisogno di trovare quella che funziona per te o la combinazione che funziona per te. È qualcosa di fisico, di concreto, ma non te lo sentirai dire in ambulatorio, purtroppo. Mi fa sempre piacere ricevere le tue notizie, mi hai dato un'energia incredibile. Spero tu possa condividere le mie risorse con altre donne che stanno combattendo contro il dolore pelvico e fare passaparola. Qualcuno ti ha parlato del Mindbody in Italia, ti ha parlato del mio lavoro. Diete deleterie scriteriate che ti mantengono in fight or flight, ciambelle che rinforzano il dico del dolore e quant'altro, è estremamente difficile uscirne se non si conosce come funziona questo tipo di dolore e senza una guida esperta e gli strumenti adeguati per farcela. Ma con il metodo giusto e le condizioni adatte puoi assolutamente star meglio. Se vuoi imparare come dire addio al tuo dolore pelvico su basi scientifiche e non vuoi ammazzarti a studiare l'inglese, contattami, prenota il tuo consulto strategico gratuito con me da Dolore a Benessere gratis e avrò modo di ascoltarti, perché credo che offrire anche questa cosa gratuitamente, a differenza di tanti altri, sia un qualcosa che meriti. Non devi pagare per almeno essere indirizzata e per aiutarti a capire se questa cosa può fare per te o meno in questo momento della tua vita. Ricordati, sono un'altra te, sono stata dove sei tu, ho avuto una mamma che era disperata e che mi ha accompagnato dappertutto. Quindi quando vieni da me e condividi la tua storia, anche se non ci conosciamo, anche se la tua storia è unica e speciale, io sono stata dove sei tu e voglio aiutarti a non dover soffrire quello che ho sofferto io. Questa è la missione, lo scopo della mia vita. Grazie per aver visionato questo video, grazie per visitare il blog. Condividi questo materiale con quante più donne possibile nei vari gruppi, nei vari forum, eccetera, perché
l'amore che condividiamo ci torna sempre indietro moltiplicato. Tutto ciò che noi inviamo là fuori ci torna indietro triplicato. La famosa legge del tre. Tu che cosa stai inviando? Ti abbraccio e ti aspetto alla prossima.